Cimorosi Roseto, sei bellezze. È una marcia inarrestabile quella dei biancazzurri, che hanno colto sei successi nelle ultime 7 giornate di campionato, con l'unico stop patito nel finale, peraltro, sul campo della seconda della classe Montegranaro. Il più 21 contro Imola, 99 a 78, ha messo in mostra una squadra sicura di sé, consapevole di essere forte ed in grande fiducia. Contro gli emiliani degli ex di Paolo Antonio, Fulz e Petrilli, la partenza degli uomini di coach d'Arcangeli è stata bruciante. 31 punti segnati nel primo quarto, 57 al riposo, quasi da record. Tre giocatori che hanno finito la partita con un bel ventello, Achele, Persson e Sherrod, con quest'ultimo che, catturando anche 11 rimbalzi, ha stravinto la lotta sotto canestro. Ribaltato, sempre contro Imola, il meno 8 della gara di andata, il che proietta la Cimorosi Roseto in piena zona playoff, al settimo posto e con la salvezza ampiamente raggiunta è solo da certificare dalla matematica, visti i 10 punti di vantaggio sul terzetto composto da Becheri Piacenza, Iesi e Cagliari e i 12 rispetto al fanalino di coda 100. Una squadra trasformata, quella rosetana, che ha trovato risorse importanti dopo la sconfitta inopinata del 20 gennaio scorso a Cagliari, che scatenò anche la contestazione dei tifosi. Da allora, Capitan Pieric e compagni hanno dato una svolta alla loro stagione in positivo ed ora nulla è davvero impossibile con la squadra adriatica che, una volta conquistati i playoff, potrà essere davvero la vera mina vagante, lo spauracchio per le cosiddette favorite per il salto nella massima serie.